Abbiamo con noi Gabriel Tudela, il capitano del Correggio. Ma la partenza è stata, diciamo, esaltante, con una rete che hai proprio su una girata micidiale fulminea. Sembrava anche un'ottima impostazione la squadra del Correggio, dopo forse qualcosa è mancato. Sì, sono situazioni delle partite, non sempre le cose vanno come uno pensa. Abbiamo avuto questo attimino di sconcentrazione e purtroppo l'abbiamo pagata cara. Certamente, anche perché forse sui primi 2-3 gol dopo vi siete un attimino disuniti e quindi il risultato un attimino sfuggito forse nel primo tempo. Dopo nel secondo tempo avete fatto 10 minuti di pressione, veramente fatti molto bene, mancato qualcosa forse nella fase realizzativa. Sì, allora disuniti no, perché comunque la squadra siamo molto uniti, i ragazzi hanno giocato tutta la vita praticamente, sono amici anche fuori dalla pista. Sì, diciamo che poi siamo riusciti un po' ad andare avanti, a tirare su la squadra, però anche la parte fisica ci è mancata un po', perché comunque il Tiene gira e... Sì, sono bravi, sì. Anche loro, corrono, certamente. E quindi una squadra anche molto di esperienza, sì, forse anche quello gioca un po' in contro, però... Però una buona prestazione, veramente fatta bene, una partita piacevole da vedere anche. Sì, sicuramente, peccato che abbiamo commesso degli errori il primo tempo, dobbiamo continuare a lavorare, come ti dico, in settimana e affrontare subito questa settimana con gli allenamenti pensando nella prossima partita. Questa la lasciamo indietro e andiamo subito nella prossima. Questo è proprio l'impegno vostro. Vi ringrazio, in bocca al lupo per il resto del campionato. In bocca al lupo anche voi. Ciao. Ciao, ciao.